Buonasera, grazie a tutti, a tutte le persone che sono qui per aver accolto il nostro invito e grazie a Rami che un giorno è arrivato in biblioteca e ci ha portato questo suo libro, Sermon di Edizioni Albatros, chiedendoci di dedicare a questo suo libro un piccolo spazio in biblioteca. Allora, visto che è possibile tornare a fare le cose in presenza, è possibile anche tornare a farle all'interno, sicuro come persone limitate, abbiamo pensato che fosse il caso davvero di riprendere questi incontri e quindi organizzare questa presentazione. Germogli è un romanzo d'esordio, non so se ce ne sono altri precedenti nascosti da qualche parte, ma forse sì. Chi scrive di solito non ha mai scritto, scrive mai una cosa sola, e è un romanzo d'esordio che vorrei dire, lo scopriremo, un romanzo d'esordio che affronta un tema impegnativo, ma questo lo sapremo. Il racconto ci porta a Londra e incontriamo fin da subito questo gruppo di ragazzi, da me mi sembra abbastanza giovane, ci lascia intuire che, perché non fai la carta d'identità quasi mai nessuno, che formano un circolo che si chiama Circolo degli Artisti. All'interno di questo circolo ognuno assume il nome di un artista che ti piace, che ti interessa, i tuoi colori, in qualche modo lo rappresentano. E un gruppo di ragazzi che si sta preparando a fare il salto. Nelle prime proprio pagine del romanzo impariamo a essere il salto. E allora la prima comincerei da lì, no? Intanto mi viene a chiederti perché Londra? Perché hai scelto una città così anche particolare, in fondo se partire dalla tua esperienza, non sapeva perché Londra, e poi di che si tratta? Questo circolo di artisti, si chiama Circolo degli Artisti, si programma questo salto, cosa si intende per salto, così lo racconti tu e mi eviti, diciamo, spoiler, che non devo fare. Prego. Ecco, allora, diciamo che il motivo per Londra, il luogo, è stato la volontà di dare un palcoscenico, prima di tutto, mia familiare, una buona parte della mia famiglia vive a Londra, è una città che ho vissuto, che vivo, e in secondo luogo volevo che fosse una città, sono giusti, sì. Una città la cui caratteristica fondamentale è essere un'enorme metropoli in cui però è viva, si percepisce la solitudine. Perché proprio uno degli elementi fondanti di questo romanzo è il fatto che uno dei grandi nemici sia la solitudine, cioè un momento di incontro diventa un momento di salvataggio, un momento di separazione diventa per l'appunto un salto nell'alto. E Londra è una città che in mezzo a centinaia di migliaia di milioni di persone, proprio perché ci sono milioni di sconosciuti, milioni di facce, si è in grado di sentirsi da soli in mezzo alla folla. E proprio per questo, anche per i toni della città stessa, il fumo, la nebbia, i grigi, i colori temi, diciamo che dava un colore totale alla scena che permetteva di far saltare i colori delle persone, dei personaggi. Questo per l'appunto i veri protagonisti. Per quanto riguarda il salto, invece, per l'appunto noi nelle prime pagine scopriamo che il motivo dell'esistenza di questo circolo è fare questo salto che scopriamo già dalla guardia di copertina essere in realtà un suicidio. È un tema coraggioso, come è stato definito, un tema impegnativo ed è un tema di cui spesso è difficile parlare, spesso è difficile pronunciare alla luce la stessa parola suicidio, si cercano giri di parole, si è tolto la vita, si è appeso, quasi perché il nome non abbia il potere di influenzare le persone. E proprio per questo motivo, proprio per questa allegoria, il nome del suicidio nel libro non viene mai menzionato e viene chiamato il santo. Allora mi chiedo perché uno scrittore, ragazzi, un scrittore del romanzo, siamo visti qualche volta, ricco di vita come sei tu, sceglie di affrontare un tema così, così importante, di mettere al centro un tema, oppure come motore della storia, un tema così delicato, così anche inconsueto, soprattutto in un romanzo d'esordio. Un ragazzo della tua età si poteva aspettare che raccontasse un romanzo di formazione, un po' ripercorrendo le proprietà, l'ansia dello scrittore, cioè, sono temi che è più semplice da incontrare. Trovare un tema come questo è evidentemente una scelta che deve
questo romanzo invece nasce proprio dalla volontà di raccontare che in realtà lo stesso desiderio di togliersi la vita è un sintomo della vita, è la vita stessa che si palesa, perché la realtà che c'è sottostante l'idea stessa del suicidio è che una persona non è stanca di vivere, una persona che in realtà vorrebbe vivere, ma non ne ha l'opportunità, ne ha la possibilità, non riesce a quello che è successo, a quello che vive. Per cui tu dici a una ragazza che si è pieno di vita, che scrive dell'idea di togliersi la vita, è proprio perché il più grande avvocato in favore della vita è la vita stessa, che per raccontare del togliersi la vita bisogna partire da vita. E la scelta di un uomo è sembrata nel momento in cui prendo in mano la penna, la tastiera, come più corretto dire, per un uomo mi è sembrata coraggiosa proprio perché non pensavo che bisognasse avere paura di parlare di questi argomenti. E poi man mano che procedevo mi rendevo conto che sì, è una scelta coraggiosa, ma perché è facile avere la tentazione di esprimere un giudizio, di dare un consiglio, di dare un parere, di offrire una parola di conforto. E il mio tentativo non era questo, non era spiegare a qualcuno perché non dovesse togliersi la vita o fargli vedere che non vale bene togliersi la vita. Io sono dell'idea che per poter parlare veramente con qualcuno, comunicare con un vero senso della parola, un dialogo, una relazione a due voci, il primo passo assolutamente sia la comprensione. Se noi non offriamo comprensione alla persona, come siamo andati a comunicare con lei? E quindi il primo passo era mettersi nei panni di una persona, questa decisione, quella di togliersi la vita, aveva già preso. Quindi la voce, la mia voce doveva diventare quella di qualcuno che questa che vuole togliersi la vita. Proprio per questo il circolo di artisti è un circolo di persone che si trovano per vogliono togliersi la vita. Sì, cominciamo a vedere la gesticolare. Sono tante figure del romanzo, e ci concentriamo su alcune di queste, diciamo, e sul rapporto che ci sono tra queste persone. Diciamo, il protagonista in qualche modo è Monet, insomma, noi non sappiamo il nome, raramente in poche persone scopriamo poi il vero nome, ma non è importante, questo sommato. E accanto a lui c'è una ragazza, Cézanne, e tra questi c'è, dicevi prima, l'espressione relazione a due voci, la loro è una vera relazione a due voci, persone apparentemente distanti, perché poi all'interno di questo gruppo si intende, magari ci racconti un po' quali sono le regole di questo gruppo, certo. E poi raccontaci un po' i motivi di questa affinità, di questo legame che diventa sempre più importante nel corso della storia tra Monessa, in fondo storie forse apparentemente diverse, ma con alcuni elementi che le tengono davvero insieme. Quegli elementi lì sono gli spazi, diciamo, di comunicazione, sono i momenti in cui le voci si ascoltano. Certo. Ecco, quegli spazi di comunicazione che hai detto viene l'immagine di una breccia, quasi, cioè di una frattura in un muro che cioè, si sono costruiti intorno. E, il motivo che li porta a legarsi, questo canale di comunicazione, quindi iniziare a capirsi, iniziare a capirsi, iniziare ad ascoltarsi, è il fatto che forse un gruppo di persone che per il regolamento del circolo di artisti non possono condividere il proprio nome, non possono condividere aspetti personali della loro vita, non possono condividere il loro indirizzo, la loro famiglia, il loro lavoro. Non c'è relazione, loro esistono solo in quanto il nome dell'artista che scelgono di portare e quello che raccontano all'interno di questo circolo. Ecco, queste due persone che conoscono reciprocamente, senza neanche rendersene conto, la scintilla della vita dentro di loro. Reciprocamente, come se queste due scintille si riconoscessero tra di loro. E di conseguenza, quasi tirati da questo magnetismo, cioè da questo fuoco che si portano dentro, finiscono a legarsi. E man mano che si legano, man mano che si scoprono, man mano che contro le regole del gruppo iniziano a conoscersi, briciola dopo briciola, capiscono che in realtà condividono tanto, entrambi si portano una colpa che non è loro, entrambi si sentono colpevoli, entrambi hanno un risentimento, un rimpianto, hanno tutti quegli elementi che noi quando vediamo qualcuno che ha scelto di togliersi la vita cerchiamo di vedere le motivazioni dietro, come se il genere
gesto fosse il primo sintomo, il gesto di quella sera fosse il primo sintomo. In realtà non è il primo sintomo, diciamo che è l'ultimo grido disperato. Io non lo so, questa magari è la mia immaginazione, un po' però mi chiedo quante persone abbiano compiuto questo gesto solo per vedere le conseguenze che avrebbe avuto sulle persone intorno, sul mio intorno, sul mondo intorno. Le conseguenze di tutti i segnali che noi cerchiamo, ma che ormai il gesto è compiuto, è il motivo per cui Cesare e Comune si riconoscono. Monetica e Colano. Esatto. Che è una figura abbastanza singolare, mi ha colpito perché la nonna in realtà ha conoscenza del progetto. Allora qui mi viene proprio una domanda: ma ti sei posto il problema se è davvero possibile accettare che una persona che vuoi bene, poi scopriamo che il rapporto con la nonna è un rapporto importante, la storia di Monetica, è possibile accettare un gesto come questo? Nello scriverlo e raccontarlo, te lo sei chiesto, come ci sei anche risolto questa domanda, perché noi formiamo, non spoilerò nulla, che la nonna lo sa, certo. Non è felice naturalmente, ma lo sa. Certo. Ecco, quando ho dovuto immaginare la nonna, ho dovuto immaginare questa figura che è importante all'interno della vita di me, mi sono immaginato che lei provasse la forma più alta di amore nei confronti di me. Proprio per come vedo io l'amore, come vedo io l'amore inteso proprio nel suo senso più idealizzato, nel suo senso più puro, l'ho immaginato come l'assoluta e completa, totale, senza mai, senza sé, comprensione. Esattamente, cioè nel momento in cui c'è questo amore che è quasi autonomo, quasi un amore che supera il limite del giusto, dello sbagliato, un amore di totale comprensione che la mamma rivolge nei confronti di Monet. La dimostrazione di questo amore è proprio che lei arriva nell'assurdità della cosa, arriva a comprendere qualcosa che il suo amore dovrebbe rifiutare completamente. E invece lei lo rifiuta, certo, perché come scopriamo di volte cerca di tagliare le idee, di volte non cerca di trattenere, di volte mostra anche il suo disappunto, ma c'è totale comprensione. Non c'è un momento in cui lei le chieda perché questioni a cosa, cerchi di argomentare. Lei, in questa forma di amore, capisce che comprende tutto, che questa decisione da lui è già presa. Quindi lei non può fare nient'altro che offrirgli tutto quello che ha e la cosa preziosa che ha, che è il suo amore, la sua comprensione. È un romanzo pieno di vita, in realtà già del mondo, no? Pieno di vita anche faticosa, volta sofferta, ma di vita. E beh, per questo interessa dire il suicidio per raccontare una storia così piena di vita. Allora c'è un altro personaggio sul quale credo valga la pena soffermarsi, che è Carola. È un personaggio che appare dopo un po', non è nelle primissime pagine, e che racconta una storia precedente. Faccio un punto di domanda all'evento che noi stiamo seguendo nelle prime pagine. Ci accorgiamo che tra Carotte e Monet c'è una relazione particolare. Com'è? Che Carotte, in qualche modo, nella sua attività, sceglie Monet come suo erede. Non solo gli scrive i segreti del suo lavoro, poi ci racconterà anche quello che si può raccontare, ma questo ci porta dentro a un altro dei temi importanti, che è quello della figura paterna. Carone in fondo diventa una figura di riferimento, ma anche in altri episodi, anche per altri personaggi, capiamo che il ruolo della figura paterna dentro questa storia è un ruolo importantissimo, è spesso motore di tanti dei sentimenti, delle reazioni, poi dei desideri che i protagonisti provano. Ecco, spero di non dire cose che... No, assolutamente, poi nel caso di vero. Ecco, bravo, guarda la malissimo. Personaggio che ha avuto anche lui con un nome fittizio, un nome parlato.
che a un punto diventa un'idealizzazione quasi di una figura materna che nella vita di è stata assente o è stata presente ma in modo negativo. Per l'appunto, come hai detto benissimo, tra l'altro, c'è uno dei filoni molto importanti all'interno di questo romanzo, è proprio quello della figura paterna. La figura paterna è qualcosa che noi stessi siamo portati a immaginare come una figura distante, come se noi pensiamo alla nostra immaginazione in quanto una società, come immaginiamo la figura del padre, è qualcuno che fa il suo contributo alla concezione dell'essere umano e poi c'è quando la società decide di essere. In realtà è tutto che sia uno degli elementi della figura paterna che debba dare, può dare, la più grande solidità a una persona. Cioè, la madre è quasi una garanzia, la madre è una figura che volenti o volenti non si può mai staccare da quello che ha generato, quello che ha portato al mondo. Il padre invece ha un ruolo più alto, non alto nel senso di valore, ma più alto nel senso che è più difficile percepirlo se non lo si va a cercare. E proprio per questo, nel romanzo noi abbiamo figure paterne, veri e propri padri, abbiamo il conflitto con le figure paterne, il problema della figura paterna, perché trovo che anche questo sia un argomento che è difficile adattare proprio perché è difficile adesso, è quasi il punto di dire, è difficile essere uomo in questo periodo storico, è difficile cercare di avere la positività che deve avere l'uomo, che può avere l'uomo, perché sembra che il padre, la figura paterna, il mondo in questo momento sia percepito come l'antagonista. Ed è assurdo che io dica così, perché poi nel romanzo vediamo che quasi ci viene a pensare che il moderno e il padre siano effettivamente degli antagonisti in questa storia. Qualcuno che manca, qualcuno che non vuole per essere la persona, qualcuno che si oppone al successo della persona. E poi abbiamo Caronte, che nel suo essere nessuno, per non è sulla carta, solo forse un mentore, solo un datore di lavoro, se vogliamo chiamarlo così, assume tutte le caratteristiche che idealmente sono del padre, sono della persona che porta l'elemento maschile in questo binomio. Il rapporto con loro è che a un certo punto troviamo Monet, ma anche altri del circolo di dentro l'ospedale, davanti al letto della persona che sta soffrendo, non dico di più perché rischiamo di raccontare. Allora c'è da chiedersi, il rapporto con il dolore, cioè persone che hanno scelto, che stanno scegliendo di andarsene, è un rapporto però forte, lo stesso. Non c'è nessuna, voglio dire, distacco dal dolore davanti al letto, davanti alle persone. Anche lì, no? Raccontiamo un desiderio di suicidio, allora ma è raccontato in realtà con un motivo di vita. Esattamente. È proprio perché vediamo che ancora il dolore è percepito, che ancora il dolore è presente ed è presente in tutta la sua magnitudo, proprio tutta la sua grandezza, che è enorme. Noi pensiamo che il dolore è qualcosa che nella vita cerchiamo di evitare, ma è quello che forma di più, quello che provoca i cambiamenti più grandi, quello che può cambiare l'abitudine di una persona, cambiare interamente l'abitudine di una persona. Il dolore si è inteso come il dolore fisico, che il dolore è portato, ma sono due realtà della stessa due facce della stessa medaglia, sostanzialmente. Proprio perché vediamo questo dolore in tutta la sua violenza, in tutta la sua forza, ci rendiamo conto che c'è ancora vita in questi personaggi. Perché senza portare niente di un'immagine cruda, diciamo, quello che caratterizza una creatura morta che smette di provare dolore. Il nostro primo istinto per vedere se qualcosa è ancora vivo e invecchiare, aiutare se risponde, se prova dolore e se prova dolore. E il dolore è proprio qualcosa che non si può non provare, intanto che sei vivo, non si può non provare. Per quanto forza tu metta nei corpi al dolore, il dolore arriva. E quindi questo è uno dei grandi indicatori che in qualcosa c'è ancora vita. Perché se non ci fosse vita, non proverebbe dolore. E se non prova dolore, non c'è vita. E quindi è come il simbolo che all'interno di queste persone la vita non sia ancora estinta, non solo la vita fisica, non solo il cuore che batte.
ma il fatto che sappiano ancora provare il dolore emotivo di fronte a qualcosa che gli ferisce, vuol dire che loro stessi, la loro anima, ancora vive, ancora pulsa, ancora batte. Non siamo ancora nella malattia, non siamo ancora nella resa completa, perché a quel punto non è più il corpo che trova dolore, o non trova dolore, è la mente che smette di provare e sono le emozioni che smettono di dare reazioni. Quando c'è quella morte, la morte fisica, è l'unico o uno dei pochi personaggi di cui conosciamo, diciamo, il nome del battesimo. È l'unico personaggio, diciamo, con il quale l'autore è stato attivo. Io avrei un'altra espressione, ma non si può pubblicare, si prendere il caffè, quindi non si può dire. Sì, sì. Però sono infascinato, dobbiamo proteggerci noi dalla faccia, però il nome è stato generoso. Sia un modo di comunicare di fronte al quale non si può essere indifferente. Proprio questo
proprio queste dighe che si rompono, questi bivi che si aprono proprio perché c'è questa frattura che non si può ignorare, perché proprio perché ci sono le lacrime, che la storia quasi viene portata avanti da queste lacrime, come se scorresse navigando su queste lacrime, proprio perché è impossibile guardare una persona che piange, una persona che ci comunica qualcosa piangendo e non reagire, non agire, non si può ignorare. Quando noi parliamo con una persona con le lacrime, non possiamo mostrare indifferenza, possiamo parlare in modo indifferente con una persona che mostra noi, mostra l'abito, mostra la felicità, possiamo continuare a vivere allo stesso identico, possiamo parlare allo stesso identico, ma di fronte a una persona che piange, siamo noi i primi a vivere questo momento. E quindi è un modo di comunicare che è proiettato verso l'esterno. E nella sua bellezza, perché ha una bellezza a livello proprio artistico, nella sua bellezza anche quella drammaticità, quel terrore che è il pianto solitario, cioè un pianto che è un'invocazione, un pianto che è quasi rivolto al cielo, che piangiamo da soli, piangiamo in sicuro, piangiamo per buttare fuori l'acqua, per suonare un serbatoio, ma il pianto serve a far capire a qualcun altro che c'è questo dolore. E quando non c'è nessuno a cogliere questo dolore, quando non c'è nessuno a cogliere o questa felicità, perché questa è la realtà. Il simbolo massimo della gioia è proprio le lacrime di gioia, e questa è una cosa incredibile, che ai opposti di uno spettro così ampio ci siano sempre le lacrime, come se chiudesse il cielo. E quindi sì, quando ci sono lacrime, quando c'è la goccia versata, c'è un cambiamento, e proprio perché per me ha questa enorme valenza il pianto. Prima di parlare di tradimento, parleremo anche di quello, devo dire, se qualcuno vuole fare delle domande, ogni tanto si deve vedere se sì, no, sì, soprattutto con la diretta Facebook, le persone qui sentono lo stesso, se qualcuno vuole fare delle domande, questa è una bella mano, siamo qui. E apro una parentesi, parlare di bellezza, sono tutti artisti, diciamo, per non tutti i nomi, di artisti importanti, magari abbiamo citati due, così da tutti, altri, Raffaello. È una domanda che sembrerà banale, ma forse non lo è. Come li hai scelti i nomi di questi artisti? Sono, diciamo, gli esempi della bellezza che hai incontrato? Sono, visto che non è un'opera in verso, non c'era un'esigenza medica, e quindi raccontaci come hai scelto i nomi degli artisti, perché poi non sono tutti neanche dello stesso periodo, no? Quindi ci sarà un criterio che sei dato? Quando si potesse pensare, o meglio, quanto voglio far intendere quello che è. Un rapporto tra il carattere e la cultura. Il carattere e la cultura, per esempio, lo troviamo nella persona di Goya, in cui il suo personaggio è quasi affitto dallo stesso dramma di Goya, che sono i demoni, la visione dell'incubo, dell'orrido, dell'avere vissuto e portarsi addosso ai fantasmi. Si sa che non è solo impressionista. E in quanto tali colorano con le lati visibili, con colori grassi, con colori densi. E questo rappresenta proprio il loro modo di vivere. Il loro modo di vivere è quasi goffamente, perché vivono come un bambino che corre per un campo, che cade, si pianta, gli interessa, agita le braccia, urta le persone, urta le cose, perché così vivono. Vivono con intensità, vivono assurdo a dire, ma spensieratamente. Cioè vivono senza pensare troppo. Forse è proprio questa mancanza della grandezza del vivere, in queste pennellate grasse, queste pennellate grasse che hanno Goya, Monet, Cézanne, che poi trovano la sfortuna di incontrare i grandi drammi, i grandi lutti, le grandi decisioni che vorrei togliersi la vita. Proprio perché quando la pennellata è così grande, quando la pennellata è così densa, è naturale che poi vada a incontrare un gruppo, va a incontrare una piazza di colore. E se noi guardiamo Monet, Cézanne, Van Gogh, Renoir, Degas, l'errore nel quadro c'è, l'errore c'è, c'è sempre una macchia di colore che non dovrebbe essere lì, un colpo di luce che non dovrebbe essere lì, una pennellata che viene data più da istinto, più che di tecnica. E poi c'è Raffaello, che invece è un architetto, il colore, un architetto della tela, e
in quanto tale stabilisce il canone, stabilisce regole senza essere lì per stabilirlo. Come lo fai a quello? E poi quello è esattamente, esattamente. E proprio per questo i nomi sono gli artisti che rappresentano la persona, ma nella storia vengono scelti le persone, quindi sono più degli un nome, nome, cioè un presagio, esatto, un presagio la scelta del nome. E al contempo sono tutti artisti con trascorsi drammatici. Se andiamo a guardare la biografia di ogni singolo personaggio all'interno, di ogni singolo artista che dà un nome al personaggio, sono tutti artisti con un trascorso quasi terminale. Cioè, molte persone di fronte alla vita di Goya o di Munch, tra l'altro, potrebbero fermarsi e dire: ma dove ha trovato la forza di dipingere questa persona, di tirare schizzi di carboncino sul legno, sulla carta? E quindi allo stesso modo questi personaggi, cioè con che forza questi personaggi continuano a vivere, continuano a andare al lavoro ogni giorno, continuano a parlare tra di loro, continuano a trovarsi, hanno progetti, hanno famiglie, hanno intenzioni, quando su di loro pende la spada di Damocle del suicidio, perché hanno già deciso, queste persone non sono lì per farsi convincere di non farlo, bensì per trovare la forza. Quindi spero di aver risposto a tutto il mondo. Volevo dire che proprio perché la storia è piena di vita, chi vive ha sicuramente provato il sentimento del tradimento, subito, qualche volta insomma, causato, insomma, magari in qualche modo a tutti i livelli accompagna un po' la vita di ognuno di noi. Ed è anche, vorrei dire, uno dei temi che puntella questa storia. È un tradimento affettivo, amoroso, che c'è, familiare, anche, ma anche, e questo mi ha colpito ancora di più, il tema del tradire la memoria. Perché noi in fondo siamo anche depositari di una storia, delle persone che hanno vissuto accanto a noi, delle persone che ci hanno accompagnato, e la fedeltà della storia può diventare una grande risorsa, ma anche una grande prigione. Mi fermo qua così la storia. Ti ho visto misurare le parole. Ecco, io trovo che il tradimento, così come lo intendo in questo romanzo, sia qualcosa di drastico, cioè è sempre un momento di separazione, è come una riga tracciata sulla carta, separa il momento prima e il momento dopo. Non è una cosa inerentemente negativa, perché è una cosa che acquisisce la sua qualità nel momento in cui guardiamo cosa è stato tradito e per cosa è stato tradito. Esatto, esattamente. Quando parliamo del tradimento, inteso come tradimento amoroso, ovviamente c'è una connotazione negativa, perché c'è un elemento che è la fiducia, che è qualcosa che nel momento in cui ci viene dato non è qualcosa che possiamo chiedere, la fiducia, è qualcosa che possiamo prendere la fiducia, così come l'amicizia, così come l'amore. Possiamo andare a dare una persona che le ama, possiamo andare a dare una persona che sì, mia amica, o fidati di me. E quindi nel momento in cui ci viene offerta questa cosa, di questo luogo, noi quasi, proprio quanti forse perché siamo mediterranei, quindi abbiamo la cultura del dono, abbiamo la cultura che quando qualcosa ci viene offerto prende una sacralità. Non so quanti di voi abbiano mai pensato di buttare via un regalo che hanno ricevuto, anche forse un souvenir delle vacanze, una cosa simile. Comunque c'è sempre un grande valore nel dono, proprio perché la fiducia è uno di quei doni. Una di quelle cose che possono essere solo donate, che allora il tradimento prende il valore vero della parola, cioè rifiutare questo dono, infangare questo dono. E poi c'è il tradimento della memoria, per l'appunto, che nasconde in sé un enorme pericolo. Perché nel momento in cui noi non possiamo porgere le nostre scuse a qualcuno, quanto più grave il nostro problema. Quando noi non possiamo dialogare, quando noi non possiamo farci perdonare, quando noi non possiamo andare da questa persona o da questa idea e spiegare la nostra ragione e farci comprendere, quanto più grave è il tradimento? Proprio perché non c'è possibilità di soluzione, non c'è neanche una colpa paradossalmente, perché comunque sto tradendo qualcuno che non è qui per soffrire le conseguenze di questo tradimento, eppure diventa una prigione, proprio perché noi sappiamo che non potremo mai essere perdonati.
sta sulla tomba di una persona. Eppure è un gesto che esiste, perché questa persona non ha più qualcosa da far dire, non c'è per essere tradita. Eppure non possiamo tradire. Se qualcuno magari vuole chiedere qualcosa, temi molto sono anche importanti. Allora, esco un attimo dal libro, sì, perché guardo la tua biografia, sì, ed è bella, è contemporanea, no? È nato a Damasco, ha vissuto molto a Londra, poi vive, diciamo, sul lago di Garda. Ecco, di tutte queste esperienze, cosa porti e cosa porti nei tuoi, nelle storie che racconti, nella storia che hai raccontato? Appunto, parlavamo di memoria, del tradire la memoria, ma anche la storia di ognuno di noi, poi anche ricca di luoghi come la tua. Adesso ho letto che sei venuto dalla Siria con un bambino, bambino, ma qualcosa dei profumi di quel mondo, cioè, insomma, credo che tu abbia portato con te, magari se vai ogni altro anno, non lo so, insomma, non abbiamo mai parlato di questo, ma la cosa che mi incuriosisce è cosa porti con te di tutte queste esperienze, cosa hai portato dentro questa storia, di tutte queste esperienze, di che importanti, che ti rendono in fondo un ragazzo. Massimo, come entrassero
poi ovviamente ho vissuto anche Londra, quindi Londra e i colori di Londra sono dall'altra parte dello spettro dei colori di Damasco, anche dei nostri colori. Io sono abituato ai colori di Cipro. Adesso quando quel brano di piano piano scende, tutto si arriva, tutto si colpisce, tutto si addolcisce. Noi siamo abituati ai verdi verdissimi, ai rossi rossissimi, ai blu bluissimi e tutto, tutto quello che ne consegue. Londra invece è fatta di pastello, di colori leggeri, tenui, lasciati quasi lasciati cadere sulle cose che non sono state assorbite. E quindi di colpo tutto nel momento in cui scende la famosa nebbia di Roma, anzi è meglio dire sale, in realtà poi sale dalla Vinci, di colpo, e qui usiamo l'espressione inflazionatissima, ma è assolutamente vero, la realtà si rischia come sotto. Perché veramente non sei mai certo se quel contorno di un palazzo, se quell'edificio, quella persona che non sa c'è veramente o te la stai immaginando. E vedi la nebbia che ha quella forma, vedi la nebbia che ha quell'aspetto, ma è solo nebbia o c'è davvero? Ed è solo quando sei veramente vicino che riconosci la persona, che riconosci l'oggetto. E questo non lo fu mai fatto, solo chi è veramente vicino. E quando le persone arrivano tanto vicine da essere cose scomode così vicine, che di quello si vedono. E lo vediamo con i personaggi di confine, adesso poi, giusto per regalare una cosa che chi è stato alle altre presentazioni non ha avuto, così per dare qualcosa di esclusivo, no? C'è un personaggio nella storia che è sempre presente, non viene mai menzionato per nome, non viene mai affrontato direttamente, viene riconosciuto solo con la caratteristica fisica, però c'è, ed è un elemento pregnante, però lì al bordo della vista, un angolo della vista. Poi si vede qualcosa. Assolutamente. Vado, leggo, vado. Così sentiamo anche la prosa, sì, che è molto, molto vicina al modo che hai potuto raccontare Londra, no? Se, quindi è raccontato la città proprio con il tono del narratore. Sopra me le nuvole si muovevano leggermente, spinte dal vento turco, e dava l'impressione che il cielo giusto fosse la superficie dell'acido fiume del Giusto. Mai il sole era arrivato da tutto, mai la luna e la strada erano ancora spenti. L'unica fonte di luce, quella vecchia zona industriale, era una cantina pubblicitaria, illuminata da due faretti, che vedeva la donna nella mano di un bambino entrando a sorridente. Il cartello della città, un paese migliore per i vostri figli. Era uno dei vecchi slogan della campagna elettorale e doveva essere in qualche anno. Il cartellone era strappato in più punti e nonostante fosse molto in alto, qualcuno era riuscito a salire per una componente stella rossa che arrivò sulla faccia del profilo. Monet gli lanciò uno sguardo di stato, facendo un altro tipo di schermo. Qui discese il grande ingresso. Senza fretta, si incamminò sulla faccia di lui, lo sguardo verso la terra di fronte a sé. Casa sua gli stavano più di 15 minuti. Di solito, dopo le riunioni, facevo un tratto di strada con Cesare, che andava nella stessa direzione. Alle volte chiacchierava, altre volte ancora facevano la strada in silenzio, salutandosi il figlio con un cielo di mano. Mi venne in mente alcune parole che lei aveva rivolto a sé, mentre tornava a casa. Stavo camminando in silenzio da qualche minuto, quando lei si era inchinata a cogliere qualcosa da terra. Quando si era rialzata, con due dita chiedeva quello che sembrava un sassolino. Dopo averlo soppesato per un istante, lo aveva guardato con un sorriso. Lui lo aveva preso e se l'era avvicinato con le mani, osservato. Era chiaro. Qui intorno ci sono delle belle cenere, aveva detto lei, e ognuna di queste fa cadere molti pianti ai suoi lati. Alcuni carri del terreno vengono bagnati dalla pioggia e un giorno diventeranno anche loro pace. Altri cadono sul cemento o sull'asfalto. Per quanto si intende, non potremmo mai già guardare. Non lo sa. Eppure ci provano con tutte le loro forze. Destinate a non crescere mai, trascorrono tutta la loro esistenza aspettando l'intervento del terreno, che non arriverà mai. Infine, Marceso, vengono schiacciate da morte, senza mai aver dato la luce. Noi siamo in questa pianta, siamo caduti su un suolo con una vita e non potremo mai evitare la luce. La sigaretta è sotto la porta di vita, va camminato a loro, verso
in cosa scrivi, c'è il ricordo, il livello, non tanto il ricordo, di qualcosa che ti ha accompagnato nella tua storia del libro. Allora, senza dubbio, io sono un lettore un po' capriccioso, ecco. Ci sono momenti in cui leggo tutta la bibliografia di un autore, mi ci immergo di testa, e ci sono volte in cui passo da autori che le distanze completamente diverse, con tematiche completamente diverse, con approcci completamente diversi. Trovo che uno dei generi letterari che mi sono più sottovalutati e invece nascondo un potenziale enorme, o meglio nascondo una verità incredibile, che è quello che rende una storia complessa semplice, sono i romanzi da ragazzi. E ogni tanto mi abbandono a questo vizio. È la definizione per ragazzi che gli confina con la nuova generazionale. Quel suo modo di raccontare, quel suo modo di fermarsi quasi mai a pensare, a riflettere, a ingrassare, cioè a ingrassare i momenti, che mi ha dato un imperativo quello di raccontare senza inizi. Leggendo Murakami ho capito che il narratore è un giornalista, una persona, e anzi, sicuro non un giornalista pieno, giornalista proprio da dire, che non dovrebbe dare da dire, dovrebbe raccontare un senza cercare di imporre la sua visione sul lettore. E poi lui è appassionato di dettagli, lui racconta questi dettagli minuscoli che sono di una bellezza straordinaria, lui racconta la normalità con la stessa importanza che dà ai grandi brani. Poi mentre scrivo questo libro terminavo una Ouija Board, che di sicuro non è un libro assolutorio, è un libro che finisce alla di rose, e quindi che la vita vera non è l'acqua di rose, e anzi, che la vita vera se fosse l'acqua di rose, ci verrebbe tanto qualcosa, ci verrebbe fare la vita vera. Noi viviamo la vita senza ostacoli, senza impegni, senza drammi, senza battaglie. Ogni tanto arriva la vita vera, vai a vivere davvero, vai a vivere la vita quella fatta di colori forti, non quella pastella. Quindi sì, giapponese. Il sempre oriente, in fondo torniamo un po' lì. Il dato che prepara tanto brano, io ci lascerei proprio ascoltando l'ultimo brano, io volevo solo aggiungere questo sulla storia che la mi scrive, che è una storia raccontata con molta grazia, il tema è importante, ma ha visto ottenere un profilo sempre aggraziato nel raccontare. Poi volevo dare un piccolo suggerimento. È una storia, tutte storie complete fino in fondo, ma questa in modo particolare. Perché leggendo tutto, alla fine si darà dei personaggi che abbiamo incontrato una luce, alla personaggio una luce diversa. L'ultima pagina ci farà rileggere l'intera storia. Se uno va a leggere dopo,
vedi un'altra storia, non la storia che hai incontrato la prima volta. E con questo te dico, non dico nient'altro, non dire nient'altro neanche tu, e ci lasciamo proprio con le parole, tanto grande che hai scelto per noi questa sera. I passi di Susanna avranno smesso da te quando sono arrivato via, quando mi sei alzato. Stai in piedi per qualche secondo, poi si voltò a guardare la panchina, con la sensazione di aver dimenticato sopra qualcosa di importante. Fece pagare lo sguardo lungo le assi del suo culo, cercando un dettaglio che attirasse la sua attenzione. Nulla aveva però l'aspetto di quello che lui aveva perso. Era finito di intervenirsi. La sua mente lo aveva abbandonato, lasciandomi soltanto con un fotogramma sfocato, non si può vedere nessun modo. Sapeva di stare cercando qualcosa, sapeva che l'aveva perso, non sapeva cosa. Per un momento, forse per prendere l'uomo, il vento soffiò cauto sulle sue spalle, mentre lui stava in fuoco, di fronte a una macchina nuova. Le voci nella sua testa dicevano, qualsiasi cosa avrebbe detto, non sarebbe stata in grado di spingere la mano a fondo di quanto ne fosse già. Un cielo lontano mangiava il suo filo, mentre il silenzio affondava la sua bici nel tumore. Il ferro tornò nella sua lana, al centro del petto, gorgogliando soddisfatto. Il volto espressivo di Zerino Spalla non è sempre lo sfiato. La notte portò la seconda di pioggia e di fumo. Gli alberi si soffrivano al vento, attendendo le prime voci del temporale. Un lampo attraverso il cielo, illuminato da Dio. Quella sera non è un piano. Settimo, mi pare.